Allora, oggi terminiamo il tema dei KPI sotto forma di qualche esercizio per riuscire un po' a capire meglio, no, quali sono i metodi per riuscire a definire questi indicatori. Riprendo solo rapidamente questo elenco per precisare gli ultimi punti 4 e 5, soprattutto il 5, che non avevo avuto tempo di trattare la volta scorsa. Come procedura, no, che in qualche modo dobbiamo seguire nella definizione di questi indicatori. Il passo 1 in generale è di dire all'interno del mio sistema informativo quali sono i processi che voglio controllare, che voglio verificare. Quindi innanzitutto deve essere chiaro qual è il processo. Ovviamente dipende da come ho modellato il sistema, per cui poiché sappiamo che possiamo modellare gli activity diagram in modi diversi, magari un processo unico, più processi che comunicano, o altre soluzioni che abbiamo esplorato nel corso di questi ultimi mesi, a seconda di come ho modellato il processo chiaramente potrò avere una visione diversa, no, dei KPI che riesco a misurare. Questo è inevitabile. Sarebbe bello sapere fin dall'inizio quali sono gli obiettivi che voglio avere per i processi, in modo già da predisporre il processo, pensando non solamente alla funzionalità a livello operativo, ma anche alla funzionalità a livello di monitoraggio. Questo nella migliore delle ipotesi, anche se raramente, diciamo così, corrisponde ai casi pratici. Dopodiché il punto 2 è il punto creativo, cioè dato il processo decido quali sono gli indicatori più importanti per me, per il rispetto degli obiettivi, per il raggiungimento degli obiettivi che mi sono dato su quel processo, da tenere sotto controllo. Quindi quali sono gli indicatori principali? Questo passo 2 è un passo di ragionamento. Cerchiamo di capire in questo processo cos'è più importante per gli stakeholder. Poi i passi successivi sono passi di formalizzazione, cioè una volta che ho deciso che cosa, quello che nella colonnina della tabella chiamavamo il goal, che cosa mi serve, perché voglio misurare una certa cosa. Poi dopo vado avanti con la formalizzazione, quindi il passo 3 è la creazione della tabella, no, con cui ci siamo esercitati ieri in laboratorio, e i punti 4 e 5 sono punti di valutazione aggiuntiva rispetto al KPI che è stato definito. Allora, la tabella abbiamo visto conteneva questi campi, dove sono a livello di commento la differenza, no, che mi hanno chiesto un paio di persone, che differenza c'è tra goal, no, e misurazione. Da un lato l'obiettivo è il perché quell'indicatore è importante, a che cosa serve, che uso ne faccio al di fuori del sistema di misurazione, e l'altro invece è la motivazione interna, ok, ma come lo faccio, cosa vado a misurare. E quindi in qualche modo un suggerimento, un hint molto sintetico sul metodo adottato. Dopodiché c'è poi la parte più tecnica sulle formule, su unità, misura, eccetera, eccetera. L'altro campo importante, che a volte ci lascia un pochino perplessi, è quello della fonte. Da dove arrivano le informazioni? E quindi solitamente da dove arrivano le informazioni, qui dentro c'è una formula che userà dei valori, che avrà bisogno di valori, e i valori che questa formula usa possono essere o altri indicatori che in qualche modo a loro volta dovranno essere calcolati, ad esempio indicatori di tipo generale per input volume o cose di questo genere, oppure dati presi dal modello concettuale, quindi dal database del nostro sistema, dati che abbiamo raccolto che il sistema già possiede, o dati singoli, tale attributo della tal classe, o molto più spesso dati aggregati che però si possono ottenere da quel interrogando, diciamo così, i dati che abbiamo. Quindi in questo caso la sorgente, la fonte, potremmo indicare genericamente il modello concettuale oppure più specificatamente la o le classi da cui andiamo a prendere quelle informazioni. Oppure, soprattutto per quanto riguarda indicatori che coinvolgono il tempo, quindi la durata, il ritardo, in cui una certa azione è avvenuta, la fonte è il diagramma di processo che col, diciamo così, passare del token è in grado di dirci
quando, in quale istante, in quale punto sono avvenute certe azioni compiute dall'utente o certe azioni compiute dal sistema. Allora, in quel caso la fonte dell'informazione sarà il diagramma di processo, dove dovremo andare poi a identificare nella formula con precisione quali sono i punti in cui andiamo, diciamo, a far partire, a fermare il cronometro per provare un certo intervallo di tempo. Oltre, allora, il modello concettuale ce l'abbiamo perché è il database gestito dal sistema, il modello di processo ce l'abbiamo perché di fatto il codice, la logica di funzionamento del sistema stesso, quindi qualcuno l'ha scritto, è sotto il nostro controllo. Magari dovremmo andare a aggiungere alcuni punti di controllo in più, qualche piccolo ritocco. Possono esistere altre fonti a cui attingere le informazioni? Beh, ad esempio, la tipica fonte esterna è quella del questionario di valutazione che uno fa a commissione una campagna di misurazione della, ad esempio, soddisfazione del cliente, e questa è una fonte esterna. Cioè, dal sistema informativo sono informazioni che non posso trarre, posso trarre da fonti aggiuntive. Fonti aggiuntive che possono essere, ad esempio, il questionario commissione un'azienda esterna, mi dà i risultati, questi dati non entreranno mai nel sistema. In qualche modo dovrò immettere nel sistema a livello materiale, ma nel sistema informativo a livello operativo non ci saranno mai. Se invece volessi, potrei decidere diversamente, ad esempio questo sondaggio lo faccio sempre attraverso il sistema. Quindi a un certo punto l'utente, no, insomma, mi viene in mente l'esercizio che abbiamo fatto sui trasporti, sui viaggi, l'utente alla fine del viaggio deve esprimere un'opinione. Allora in quel caso siamo riusciti a integrare un'informazione che ci serviva, qui ipoteticamente per un KPI di soddisfazione utente, siamo riusciti a integrare direttamente all'interno del processo a livello operativo, e quindi non ci costa nulla di aggiuntivo recuperare quell'informazione, e quindi di fatto un'informazione che abbiamo già a livello concettuale, non abbiamo bisogno di andare a fonti esterne. Fonti esterne uguale tempi e costi, ricordiamoci. Mentre invece se abbiamo delle fonti interne sono dati che tipicamente già abbiamo, semplicemente andiamo ad analizzarli meglio. Avere delle fonti interne significa anche che devo fare attenzione a livello operativo a non cancellare mai nulla. Cioè, se a livello operativo tu dici c'è un tizio che ha fatto l'ordine, no? Poi dopo annulla quell'ordine per qualche motivo, oppure l'ordine non si può soddisfare perché non è disponibile. Allora, a livello operativo quell'ordine a un certo punto non esiste più, scompare. Potresti anche cancellarlo dal database. Pensiamo all'esercizio di tirocini che avevamo ieri in laboratorio. Lo studente può fare più richieste di tirocinio, perché? Perché magari la prima richiesta che ha fatto non gli viene accettata, quindi ne può fare una seconda. Non gli viene accettata, quindi ne può fare una terza. Ma di richieste attive ce n'è solo una. Allora, se ragionassi in termini di cardinalità, no? Quando faccio il modello concettuale, abbiamo fatto mesi fa il modello concettuale sulla gestione dei tirocini, nel diagramma delle classi c'era cioè studente richiede tirocinio. Allora, quella cardinalità lì di quant'è? Allora, a livello operativo basterebbe uno, perché io ho fatto la domanda per un tirocinio, quella domanda o è in sospeso ancora, oppure è stata accettata, bene, oppure è stata rifiutata. Nel momento che è stata rifiutata posso benissimo cancellarla con l'informazione che quello studente ha richiesto quel tirocinio. Mi do l'informazione che è stata rifiutata e poi la tolgo dal sistema. No? Quindi la cardinalità massima potrebbe essere che lo studente ha al massimo una richiesta di tirocinio attivo. Ma a livello manageriale non mi va bene questo. Perché tutti voi avete pensato a un KPI ieri che era del tipo quanti tirocini o quante domande per gli studenti, quante domande fallite, e qual è il rapporto tra i tirocini richiesti e quelli assegnati, no? Qualche KPI di questo genere è sempre stato fuori. Ecco, questo richiede che il sistema abbia tenuto memoria anche dei tirocini falliti, non assegnati, che a livello operativo non servono a niente, ma a livello di monitoraggio del processo sì. Quindi, se vogliamo, un criterio molto semplice è immaginiamo di aver bisogno dello storico di tutto, no? Dei dati storici, non si cancella mai nulla, no? All'interno dei sistemi informativi.
perché è un dato che oggi non so che non mi servirà più, ma magari a qualcun altro servirà per fare un'analisi statistica di tipo diverso. Per dire l'ho cancellato non è mai bello. Ce l'avevo, lo sapevo, ma ho deciso di buttarlo via. Quindi questo, dicevamo, in fonti interne costano meno, sono dati che abbiamo già, purché non decidiamo di cancellarli. Dopodiché, questi KPI che definiamo, qui c'è una nozione di robustezza. Il KPI che abbiamo definito è qualche cosa che effettivamente mi permetta, no, di interpretare bene il fenomeno che sto cercando di osservare? Allora, qui sono proposti 5 criteri di robustezza. Il primo, forse è più importante, la comprensibilità, la facilità di comprendere che cosa quel numero vuol dire. Perché molto si gioca lì, no? Nel senso di essere in grado di estrarre delle informazioni in cui ciascuno sia in grado di comprendere facilmente se questo sistema, se questo processo sta funzionando, se la parte del processo di cui è responsabile, diciamo così, sta producendo i risultati attesi e così via. Però questo deve essere facile da capire per chi è esperto del dominio, non necessariamente per chi non lavora in statistica che capisce esattamente che conti sono stati fatti. Quindi questa è una caratteristica, se vogliamo, di base che non sempre ritroviamo, purtroppo, perché a volte ci sono degli indicatori che sono calcolati con dei metodi, quando vedi un numerino poi c'è asterisco sotto 10 righe di spiegazione piccolo piccolo che ti spiegano, ti descrivono come è stato calcolato questo numero. Allora vuol dire che non è un indicatore di facile comprensione. Facile comprensione vuole anche dire che se quel numero sale io capisco perché, o se scende capisco perché, riesco a collegarlo a un fenomeno, perché l'indicatore di per sé non serve a nulla se non a capire un fenomeno sottostante. Quindi deve esserci anche una relazione semplice, possibilmente diretta, tra il fenomeno che sto osservando e l'indicatore. Deve essere poco costoso calcolarlo, cioè il processo di misurazione e di calcolo deve essere semplice, anche qua, rapido, veloce. Non deve innanzitutto rallentare il processo, prima di tutto. Okay. Cioè, se ho un processo a livello operativo non posso aggiungere delle fasi a livello operativo che servono per raccogliere i dati che servono a calcolare l'indicatore, perché sennò sto distruggendo la produttività del processo, perché chiedo magari alla persona di continuare a fare o manualmente o nel sistema informativo dei passaggi in più che di per sé sarebbero inutili. Se devo prendere delle misure, che so, misure di qualità di pezzi prodotti da delle macchine operatrici, devo anche capire, lì ci dovrà essere, oltre al tempo per misurare, anche il sensore, un misuratore. E questo misuratore è un componente che avrà un costo, dovrà essere gestito, acquistato, eccetera. Allora, qual è questo costo? Perché noi, quando ci mettiamo lì di fronte alla tabellina, no, al foglio bianco, diciamo, oh, pensiamo un po' agli indicatori, e ci vengono in mente anche delle cose fantastiche. Dopodiché, a un certo punto ci chiediamo, questa informazione qui, quanto è difficile da ottenere? In termini appunto di costo, delle risorse, dell'incremento di risorse umane o materiali o economiche che servono per poter avere quel dato, cioè è un dato che ho già, mi costa zero, oppure devo fare qualcosa in più per ottenerlo? E anche del tempo. Se è un dato che mi richiede un processo complicato, allora avrò un ritardo nell'ottenere il valore di quel indicatore, quindi avere un indicatore disponibile in ritardo, ricordiamo che uno dei criteri era di avere un indicatore tempestivo, no? La tempestività del dato è quello che mi permette di osservare, tempestività ovviamente relativa al periodo di osservazione, cioè non mi interessa se è un secondo o 5, se il mio periodo o 5 secondi, se il mio periodo di osservazione fosse di una settimana. Però deve essere comunque un tempo, un ritardo compatibile con l'osservazione. E in alcuni casi l'elaborazione si può anche dividere in una fase, la misurazione e l'elaborazione dell'indicatore si può dividere sia in una fase iniziale in cui calcolo l'errore iniziale e poi vado avanti per differenza. Quindi a volte vado solamente più a calcolare i delta piuttosto che non ricalcolare tutto da capo. Questo poi dipende
dipende dalle soluzioni. Però è una questione che ci dobbiamo porre, cioè a parità di informazione è sempre meglio un indicatore che sia più facile da calcolare e anche più facile da capire. E poi, ovviamente, l'ho detto prima, parità di utilità, parità di rappresentazione del dato, quindi quel numero deve essere significativo di un, qui fa riferimento ai credit card success factors, ma anche se non, avessimo definito questi, è la, quanto bene quell'indicatore, quel set di indicatori a questo punto è in grado di rappresentare, no, cosa sta succedendo nel processo. Sta misurando un aspetto marginale che non interessa a nessuno o sta misurando l'aspetto fondamentale, il core, no, dell'esecuzione del processo? È significativo? Dice qualcosa oppure una cosa totalmente inutile? La frequenza. Questa frequenza dipende da che cosa sto calcolando. Cioè la frequenza con cui quell'indicatore cambia. Non è la frequenza con cui la sto ricalcolando. È la velocità con cui i dati sottostanti possono cambiare e quindi poi mi dà un'indicazione su ogni quanto tempo lo devo andare a riosservare o ricontrollare. Insomma, se stiamo pensando all'indicatore sulla sull'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea, quello è un dato che cambia una volta all'anno, due volte all'anno, perché ci sono iscrizioni anche al secondo semestre, e basta. È inutile andarlo a vedere ogni settimana. E quindi avere la conoscenza, la consapevolezza di qual è la variabilità naturale di quel fenomeno che sto osservando, e grazie a questo poi riesco a capire anche quanto tempo ho per elaborarlo, quanta complessità posso mettere per elaborarlo. E vabbè, questa nozione qua è un pochino più difficile da disgiungere rispetto alla significatività, cioè quanto la sua struttura di calcolo sia effettivamente chiara, ma cercheremo di essere al meglio. Ecco, un altro aspetto invece che dobbiamo considerare quando definiamo un indicatore è la possibilità di aggregare o disaggregare il valore calcolato da quell'indicatore stesso. Facciamo un esempio molto semplice. Io ho un indicatore che mi dà le vendite di un'azienda nell'ultimo anno, un numero assoluto in euro. Io potrei voler, quello è un valore, ma potrei voler disaggregare questo valore dicendo ok, le vendite di questa azienda, vediamo come sono andate nelle varie regioni italiane o nelle varie aree di mercato in cui vendo quel prodotto. Allora, è la stessa forma, è lo stesso indicatore, però applicato non più all'intero insieme di vendite, ma all'insieme di vendite che ha un certo valore per un certo attributo. È ovvio che da qualche parte nel mio modello concettuale deve esserci questa informazione. Oppure, diciamo, vediamo le vendite come si ripartiscono nei 12 mesi dell'anno, o nei trimestri. Quindi abbiamo un indicatore unico, che può essere però disaggregato sulla base di alcuni attributi posseduti dai dati che abbiamo usato per calcolare quell'indicatore. E quello è utile in fase di analisi. Ah, quest'anno le vendite sono diminuite. Ok, ma sono diminuite di più in alcune regioni piuttosto che in altre? Sono diminuite di più per alcuni tipi di prodotti piuttosto che per altri? Allora, per saperlo devo avere lo stesso indicatore, non una cosa diversa, perché sennò non sono confrontabili. Lo stesso indicatore è ricalcolato però non sul totale complessivo, ma su dei sottoinsiemi più piccoli divisi per varie dimensioni, si usa il termine dimensione, per indicare l'asse su cui vado a decomporre quell'indicatore. Quindi lo posso decomporre su vari assi che corrispondono ai vari attributi dei dati che ho usato per calcolare l'indicatore. Quindi tipicamente quali sono le dimensioni attraverso cui si vuole affettare più finemente un valore. Quindi sì, sto passando da un dato, un numero, a un insieme di numeri che possono rappresentare finestre temporali diverse,
non necessariamente intervalli consecutivi. Cioè, ad esempio, io posso vedere le vendite mattino, pomeriggio, sera, dove al mattino prendo tutte le vendite delle mattinate di tutti i giorni dell'anno. Quindi avrò 365 intervalli di tempo diversi, prendo le vendite in questi 365 intervalli di tempo che sono la mattina di tutti i giorni dell'anno e le sommo, le considero insieme, poi prendo quelle del pomeriggio, le considero insieme e così via. Quindi non è detto che siano intervalli tipo primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, possono essere anche finestre temporali composte in modo diverso. Per far questo dovevo avere ovviamente l'informazione che è la data e l'ora della vendita, dell'operazione di vendita. Poi bisognerà, nella definizione concreta, se questo fosse indicatore, capire se come vendita intendo il momento in cui l'ho ordinato, il momento in cui l'ho consegnato, vabbè, ci sono tutti i dettagli da mettere a posto. Quindi quasi tutti gli indicatori si possono scomporre su qualche scala temporale, oppure su qualche scala gerarchica, su qualche dimensione gerarchica. Gerarchica del tipo organizzativo o gerarchica del tipo geografico. Gerarchica organizzativo potrebbe essere per unità organizzativa interna all'azienda, no? Ad esempio, qui per esempio delle spese, quindi ho un bilancio complessivo, ho il fattore di spese, di costi, e questi costi li voglio dividere sui vari reparti a cui sono state caricate. Posso avere il totale dell'azienda, oppure posso avere il totale dei costi disaggregati per reparto, quindi qui lo vado a mappare sulla dimensione della gerarchia organizzativa dell'azienda o dell'organizzazione. Oppure geografico, no? Per nazione, per regione, per area geografica, di che cosa? Per area geografica del cliente, del fornitore, dell'informazione che sto trattando. Dipende ovviamente, no? Però questa è una dimensione su cui si può andare a dividere. Oppure per tipo di prodotto, se sto gestendo più di un prodotto e ho un indicatore che mette insieme dati di più prodotti diversi, posso avere interesse a vedere tutto insieme oppure a vederlo disaggregato per tipo di prodotto. È chiaro che bisogna fare molta attenzione a definire degli indicatori che mettono insieme cose troppo diverse tra di loro, no? Perdono significato. Non so più cosa sto vedendo, però se sono prodotti, diversi prodotti della stessa linea, ho diversi telefoni nel mio catalogo e sono tutti prodotti simili, allora posso andare a disaggregare le vendite, gli acquisti, le richieste di assistenza, quello che vogliamo, l'affidabilità, no? Per tipo di prodotto. Quindi per qualunque delle metriche che abbiamo definito si può spacchettare in questo modo. Oppure per attributi del cliente. Cliente normale, cliente business, cliente occasionale, cliente fidelizzato, e andiamo anche qua ad analizzare questo indicatore per queste categorie. Oppure, beh, questi ultimi due invece sono più divisioni relative all'interno del processo. Magari io ho un'azienda che lavora per progetti, come diciamo così, impostazione organizzativa, e quindi hai lo stesso processo che però viene applicato, offerto in qualche modo a diversi progetti. Allora a questo punto in qualche modo il progetto è come fosse il tuo cliente interno, no? Che ti richiede una certa attività. Allora puoi andare a dividere, almeno nucleare, sulla base del singolo progetto, della tipologia di progetto, delle aree di progetto che ti è stato richiesto. Quindi questa attività qua, dimensione sul progetto è un caso particolare della divisione sul cliente, quando poi in realtà stiamo facendo un servizio interno, quindi non abbiamo un vero cliente, ma abbiamo un servizio interno che viene richiesto in vari contesti diversi, no? Poi qua ovviamente si mappa la complessità dell'organizzazione dell'azienda e sulla base della specifica organizzazione ci sono dimensioni diverse che possiamo tenere in conto, no? Quindi l'idea è: quasi ogni indicatore si può disaggregare, quindi possiamo provare. Noi dobbiamo definire innanzitutto qual è la sua misura naturale. Osservo questo fenomeno su un anno o su 6 mesi, dopodiché so che potrà essere eventualmente analizzato. E i sistemi informativi gestionali, quelli un pochino più furbi, ti permettono di fare questa cosa. Quindi ti danno il cruscotto generale dove vedi gli indicatori principali. Poi però puoi entrare in ciascuno di questi e analizzare o filtrare per diverse caratteristiche.
Ok, allora proviamo a mettere in pratica questo processo, queste idee su un esempio che sarà ovviamente quello solito dei vaccini, no? Che abbiamo già portato avanti durante il corso. Allora io prendo questa foglio Excel su cui avete lavorato anche ieri, mi manca, e proviamo un po' a fare quell'esercizio. Allora noi abbiamo da un lato il sistema con i vari processi che lo gestiscono, quindi qua ciò che ci interessa soprattutto è andare a ricordarci quali sono i processi gestiti da questo sistema. Quindi ad esempio qua abbiamo il processo in cui la famiglia controlla le vaccinazioni, che era poi quello principale, no? Di questo conteneva un sottoprocesso, un activity figlia, cioè che era la correzione specifica delle famiglia corregge elenco, dove è finito? C'era questo, non avevo dettagli, ah sì, è qua, controllo vaccinazione, correggi elenco vaccini, quindi era questo il processo di cui stavamo parlando, quello principale, perché poi c'erano gli altri sulle dati anagrafici, ma se vogliamo sono un po' anche meno interessanti, no, ai fini dell'attività. Poi c'era il dirigente controllo bambini, genera codice di detenzione, che sono tutti processi molto molto semplici. Quindi prima di tutto dobbiamo porci in un certo contesto dicendo qual è il processo che stiamo osservando. Osserviamo magari la parte centrale che è questa. Nel caso dell'esame si dice subito i KPI relativi a un determinato processo, ve lo diamo già, no? Come indicazione. Ogni processo avrà i suoi KPI. E poi ci chiediamo, dato un processo, questo con tutti i suoi sottoprocessi, qual è il punto di vista da cui cerchiamo di definire questi KPI? Cioè chi è lo stakeholder? Dal punto di vista di... Allora, chiediamoci chi sono gli stakeholder di questo processo e ne scegliamo uno. Allora, di questo processo gli stakeholder principali sono sicuramente la famiglia, quello che è quello diretto, e la scuola. Che è il beneficiario di queste informazioni, tendenzialmente. No? Quindi immagineremo KPI diversi a seconda del tipo di stakeholder. Se partiamo da quello principale, che è famiglia, diciamo una sorta di sottotitolo, e qua proviamo a definire alcuni criteri di particolare importanza per la famiglia. Allora, la domanda che ci facciamo è: quali sono degli indicatori che possiamo fornire alla famiglia affinché la famiglia possa monitorare se quel processo si sta svolgendo bene, sta migliorando la propria performance o ha delle criticità? In realtà, detto così, è un po' troppo semplificato, perché non è che la famiglia va a vedere i miei KPI. Chi andrà a vedere i KPI sarà il management, che però si pone dal punto di vista della famiglia, dicendo io sto cercando di offrire un servizio alle famiglie, e quindi questi sono indicatori che alla famiglia tornano comodo. Io credo di gestire il processo, devo essere sicuro che questi indicatori vanno bene. Quindi è lo stakeholder rispetto al cui stiamo valutando l'interesse al buon funzionamento del processo. Non è detto che sia, anzi, normalmente non è l'utente del sistema manageriale che vede questi indicatori. Noi definiamo indicatori pensando a un certo tipo di stakeholder. Poi questi indicatori li facciamo vedere al manager, non facciamo vedere ai clienti.
perché sono indicatori interni che mi permettono di migliorare il mio processo, ma so che il mio processo funziona bene se il mio stakeholder è soddisfatto e io vado a misurare quelli che potrebbero essere gli aspetti che vanno a rendere più soddisfatto oppure a rendere più critico uno dei miei stakeholder. Quindi, praticamente un po' indiretto, però per facilitare il ragionamento mettiamoci dal punto di vista della famiglia e chiediamoci che cosa la famiglia interessa di più di questo processo. Cosa interessa di più dai vari punti di vista, no? Il punto di vista della qualità, del servizio e dell'efficienza. Allora, se vogliamo ci possiamo aiutare sempre col solito diagramma che abbiamo già. Io lo rubo dal testo d'esercizio, ma è sempre lo stesso. Servizio, qualità e efficienza. Allora, se considero come stakeholder la famiglia, fatico molto, no, a identificare un KPI di efficienza. Perché l'efficienza va a valutare la resa del processo rispetto alle risorse impiegate. Allora, le risorse del sistema al cliente, alla famiglia, interessano poco o nulla. Se quel sistema funziona bene con un costo basso oppure ha bisogno di un costo molto elevato. L'unica risorsa, l'unica nozione di efficienza che possono interessare la famiglia sono quelle che impiegano le risorse della famiglia stessa. Allora, potrebbe interessare alla famiglia il costo del servizio, se ci fosse, in questo caso è gratuito, quindi non c'è. Però in generale, anche per uno stakeholder esterno, per un cliente, può interessare il costo inteso come prezzo del servizio unitario del servizio offerto, non invece quello del costo unitario aziendale dell'offrire quel servizio che interessa di più a chi lo eroga. Quindi, secondo stakeholder, vedete che anche il termine lo interpretiamo in modo diverso. Quindi, quali sono le risorse che la famiglia deve impiegare per poter ottenere il servizio erogato dal processo? Allora, innanzitutto, qual è il servizio erogato dal processo? È la correttezza della lista dei vaccini. Qual è la risorsa che ci deve mettere la famiglia? E l'unica risorsa è il proprio tempo. Quindi un tipo di nozione di efficienza che la famiglia può percepire è quanto tempo ci vuole per mettere a posto questa maledetta elenco dei vaccini. Qui stiamo facendo quello che è il passo 2 del nostro elenco di passaggi, cioè definire quali sono i KPI, capire quali sono gli aspetti che possono essere di interesse per la famiglia. Allora, possiamo provare già a scriverlo qua nello scopo. Lo scopo è, fatemelo scrivere così alla buona, capire quanto tempo impiega la famiglia a mantenere l'elenco corretto. L'elenco dei vaccini, corretto, l'elenco. Quindi correggendo gli errori, inserendo i nuovi dati, inserendo le esenzioni, così via. Io voglio definire un KPI che mi permette di misurare, di valutare quanto costa alla famiglia in termini di tempo usare quel sistema. Oh, poi io lo scrivo, poi ne troviamo degli altri e poi ragioneremo su quelli che sono più importanti, più prioritari. E su quelli andremo a fare poi la progettazione di dettaglio degli altri campi. Adesso siamo in una fase esplorativa in cui guardo i vari tipi di KPI che posso definire e vedo se qualcuno mi salta all'occhio. Tenendo conto del tipo di KPI che possono esistere e del tipo di processo che sto gestendo. Allora, prima abbiamo messo lì un passo generale, quanto tempo ci metto. Poi
proviamo ad andare un pochino più nel dettaglio. Io qua vedo un corretto sbagliato. Allora, dal punto di vista della famiglia, se l'elenco fornito dal sistema fosse già corretto, siamo nel caso ideale. Se invece è sbagliato, lei o lui o loro ci devono mettere del lavoro. Allora, sicuramente un elemento che di gradimento, no, di questo processo è il fatto di arrivare qua e trovarmi sempre l'elenco corretto. Quindi quello che possiamo definire come KPI è valutare quanto spesso, quanto frequentemente l'elenco offerto dal sistema, ecco, non ha bisogno di essere corretto, è già giusto lui, non ha bisogno di correzione. Quindi è un sistema che semplicemente vado a controllo ed esco perché è tutto a posto. Quindi questo potrebbe essere un altro indicatore. Valutare quanto frequentemente il sistema propone già l'elenco corretto. Io poi lo posso scrivere in due modi: valutare quanto frequentemente il sistema propone l'elenco corretto, oppure quanto frequentemente il sistema propone l'elenco che necessita di essere corretto, che necessita di correzione, che è sbagliato, è completo, è uguale, è lo stesso indicatore. Chiaramente il valore numerico sarà il complemento l'uno dell'altro, e lo spiego nella interpretazione. Nella colonna F qua interpretazione dirò che deve essere maggiore di oppure minore di un certo valore. Dipende da quale è più facile da comprendere. È bello avere degli indicatori che crescono al crescere della bontà del processo. Scusate se bontà è una parola che non è. No, se è un indicatore che tanto più alto quanto meglio funziona, piuttosto che un indicatore che crescono se crescono i problemi. Però questa è solo un'indicazione che ricade un po' nella facilità di comprensione dell'indicatore, no? Più è grosso, sono contento. Quindi cerchiamo di vedere in positivo, ma non è un obbligo, ecco, dipende un po' da che cosa stiamo misurando. Poi cosa possiamo vedere? Se l'elenco è sbagliato, la famiglia deve correggere. Allora, ci può interessare quante volte ricerco di qua? Cioè, di quanto è sbagliato? Forse sì, ma non è che sia, forse... No, stiamo... È vero che qualunque cosa può essere misurata. Qui ci stiamo chiedendo non che cosa posso misurare, ma che cosa può interessare. Quindi passo di qua più volte, quando in realtà devo fare diverse, più di una correzione. Ogni volta che passo di qua correggo un dato, aggiungo un vaccino, aggiungo un'infezione, modifico un vaccino esistente. Quindi questo mi dice alla fine quante modifiche devo fare. Rispetto alla correttezza dell'elenco. Questo secondo me potrebbe essere un indicatore non tanto per la famiglia, ma per chi gestisce l'interfaccia tra il sistema e le ASL. Cioè io sto pagando queste ASL per darmi i dati dei vaccini e mi accorgo che alla fine mi arrivano mezzi sbagliati. Allora c'è un problema lì. Sì, poi questo problema si ripercuote sulle famiglie perché si spiegano più tempo, ci impiegano più tempo a tenerlo corretto. Vabbè, questo è, l'abbiamo già indicato nel primo KPI che abbiamo scritto il tempo. Quindi questo è un aspetto importante, capire chi è che mi dice se i dati che mi arrivano qua sono giusti o no. La famiglia. Quindi in questo caso la famiglia, in questo loop, mi sta validando, oppure no, dei dati che io ho fornito. Questo è un indicatore della qualità di quei dati. Quindi sicuramente c'è, ma per un altro stakeholder. Poi c'è questa parte qua sotto. Anomalie oppure no? Quindi possono esserci ancora delle anomalie dopo la correzione degli errori
oppure no. Queste anomalie, tra l'altro, bloccano l'iscrizione a scuola. Allora, questo può essere un altro indicatore importante. Quindi valutare quanto frequentemente l'elenco rivisto e corretto contiene ancora delle anomalie. A questo punto queste anomalie non sono più il dato mancante, perché i dati li ho messi tutti, li ho corretti. Sono il fatto che quei vaccini che hai fatto non puoi andare a scuola, perché c'è una, non voglio dire la parola non conformità, perché lì arriviamo, rispetto a quello che erano i requisiti per la tua età. E qui potrebbero essere tre KPI che ci sembrano più, saltano più all'occhio. Seguiamo il processo, questo processo fa queste cose. Possiamo andare a vedere, tanto per rinfrescarci la memoria, anche il modello concettuale. Qui stiamo parlando di vaccini, esenzioni, eccetera, eccetera. Allora, noi non siamo entrati nel sottoprocesso che dice quando la famiglia modifica un dato. Sappiamo che però modificare il dato può voler dire modificare il vaccino oppure inserire una nuova esenzione. Allora, ripassando il modello concettuale, mi viene la domanda, mi sorge la domanda, ci interessa distinguere tra vaccino e esenzione? Cioè, dobbiamo valutare, misurare in qualche modo il fatto che questa famiglia inserisce più vaccini oppure più esenzioni, oppure si trova già inseriti più vaccini, più... non credo. Cioè, se questo bambino ha delle esenzioni è perché ha delle patologie che non dipendono dal mio processo. Non posso dire che il processo funziona meglio se ci sono meno esenzioni o se ci sono più esenzioni, non c'entra niente. Le esenzioni sono una caratteristica del bambino valutata dal medico. No? Quindi non si può legare la performance del processo, la qualità del processo, al fatto che è come dicessi che un KPI per questa classe quante persone hanno gli occhi azzurri, ma chi se frega? Cioè, è una caratteristica dei dati, degli utenti che ho, ma che non mi dice nulla, no? Sul loro comportamento o sul comportamento del sistema che li sta gestendo. Questo per dire, per ricordarci che sono molte di più le cose che possiamo misurare rispetto alle cose che interessa davvero misurare. Quella percentuale tra vaccini e esenzioni potrebbe interessare magari il Ministero della Salute per avere dei dati statistici sulle malattie, sulla crescita, sulla diminuzione, sulla copertura, eccetera, eccetera. Ma la singola famiglia è un dato talmente puntuale, il mio bambino ha bisogno di questo, punto, fine, non si discute. Non è che sta, ah sì, però statisticamente, ma chi se frega, no? Se statisticamente sei nel 2% o nel 3% che ha quell'esenzione. Ok, quindi, però sono ricordato di andare a vedere il modello concettuale perché magari da lì potevano saltare fuori degli altri attributi sui quali vale la pena fare una valutazione. Ok, proviamo a definire questi tre. Allora, capire quanto tempo impiega la famiglia a mantenere l'elenco corretto. Mantenere, si scrive con la N. Ok. Quindi, come lo misuriamo? Allora, innanzitutto di che tipo è? Categoria dell'indicatore, abbiamo visto che è un indicatore di efficienza. Indicatore di efficienza che in qualche modo va a misurare la produttività di risorse umane. Cioè per un determinato
Allora, produttività la dovrei misurare al contrario, dovrei dire in un'ora di lavoro quanti elenchi di vaccinazioni mantengo corretti. O in 8 ore di lavoro quanti ne faccio di questi, quanti... Perché il nostro oggetto è l'elenco, okay? Quanti elenchi correggo in 8 ore di lavoro. Ovviamente detto così non ha senso, perché non c'è una persona che 8 ore al giorno corregge o ha 260 figli, o non ha senso. Quindi in questo caso, quindi la definizione classica di produttività sarebbe output diviso risorse, quindi tempo di lavoro impiegato. Quanti elenchi correggo rispetto a un'ora, 10 ore, una giornata di lavoro. Questo non ha senso però. Serve un numero che non ci dice nulla. Allora, proviamo a ragionare al contrario. Quanto tempo è impiegato per una, per correggere un elenco? Per ogni elenco, in media, vabbè. Allora, questo ci dà un significato. Ci dà, se sai che ci metti 5 minuti, è diverso sapere che ci metti 30 minuti. È facile da capire. Quanto è impegnativo? Ah, devo correggere l'elenco. Lo rimando di volta in volta perché so che quando apro quel sito ci metto 60 minuti. Oppure, no, no, ma lo facciamo subito, tanto è una cosa veloce, 5 minuti riusciamo a far tutto. È una misura che è comprensibile di quello che può essere l'effort della famiglia, ma che diventa anche la resistenza rispetto al ruolo del sistema. Più alto l'effort, più è probabile che, diciamo così, gli utenti non utilizzino, cerchino di non utilizzarlo. Se questa stessa misura, 5 minuti, la esprimessi come 12 elenchi all'ora, o quanto fa, 96 elenchi ogni 8 ore lavorative, quel dato lì non mi parla, non mi dice nulla, devo pensarci. Ah, ma allora dunque 60 diviso 5 diviso 12 fa 5, perché poi quel 5 mi interessa. Quindi è lo stesso numero, si ottiene semplicemente invertendo una frazione. Però devo rappresentarlo in modo che sia facilmente comprensibile. Quindi è un indicatore di efficienza, di produttività, scusate, di risorse umane. Quindi se qua vogliamo essere completi, diciamo che è una categoria di efficienza, in particolare di produttività, in particolare della produttività delle risorse umane, che poi sono una famiglia. Qui non c'è mai una, quando c'è tante colonne non c'è mai un modo ideale di mostrarlo. E se questa è la categoria, scegliamo di calcolare che cosa? Scegliamo di calcolare il tempo impiegato da una generica famiglia nel correggere l'elenco di un figlio. Questo è il metodo di calcolo, tempo impiegato in media da una famiglia per correggere l'elenco di un figlio. Quindi cosa voglio sapere e come faccio a ottenerlo? Che numero calcolo? E possiamo dare un simbolo, non so, tempo di correzione. Questo simbolo serve solamente quando creiamo degli indicatori composti e usiamo delle formule degli indicatori precedenti che abbiamo definito in precedenza, no? Quindi lo richiamiamo semplicemente con il suo simbolo, altrimenti sarebbe un'informazione di per sé. Allora, qui c'è un dettaglio che dobbiamo decidere, perché se io vado a vedere la colonna B descrizione e la colonna D metodo, dicono due cose leggermente diverse. Cioè, se un elenco di vaccinazioni è già giusto, è già corretto, lo devo contare o no? Cioè, il tempo necessario per aprire il sistema, vedere che è giusto ed uscire, va calcolato? Oppure va calcolato solamente, perché qui ho scritto, per correggere l'elenco, quindi se l'elenco non lo correggo non lo devo contare?
Allora, di sicuro qua c'è bisogno di mantenere l'elenco corretto, quindi ci conta anche il tempo in cui gli elenchi sono già corretti e non necessitano di correzione, sia quelli che necessitano di correzione. Per come l'ho scritto qui, invece, parla solo di quelli che necessitano correzione. Allora, chiariamolo, perché altrimenti è ambiguo e ci facciamo del male da soli. Io credo che debba comprenderli tutti, non so cosa avete in mente voi, ma se l'obiettivo è quello di dire quanto tempo impiega la famiglia quando probabilmente mette a budget il tempo per accedere al sistema, non sa ancora se sarà giusto o no, sa corretto. E quindi nel mio calcolo complessivo avrò un valore che tiene conto sia di coloro che hanno trovato già tutto giusto, sia di coloro che invece hanno dovuto fare molte modifiche. E quello è l'impatto generale medio sulle famiglie. Poi potremmo invece andare a analizzare, tra virgolette, il caso peggiore, in cui possiamo andare a vedere solamente le famiglie che hanno dovuto fare delle modifiche e andare a vedere per queste famiglie qual è stato l'impatto del tempo. È un indicatore diverso, sono due sfumature diverse. Potrebbe essere, come dicevamo prima, una dimensione diversa. L'indicatore è il tempo, la dimensione è ma era necessario o non era necessaria correzione. Quindi posso dividere quell'indicatore in due metà. Quindi la media sarà 5 minuti, per chi non aveva correzioni 1 minuto, per chi aveva correzioni 40 minuti. E come fa 1,40 a fare media 5? Perché per la maggior parte, la grandissima maggioranza non ci sono correzioni. Ad esempio. Quindi per non appesantire troppo non abbiamo indicato le dimensioni come ulteriore colonna, che altrimenti si sarebbe potuto aggiungere. No? Quindi, noi pensiamo in questo caso al caso generale, correggere, confermare o correggere, e quindi teniamo conto di tutte le operazioni di verifica. Verifica o verifica di correzione nel caso di questo sia necessario. Allora un tempo. E il tempo lo calcolo andando a misurare, a osservare il sistema, traguardandolo tra due punti, da qui a qui. Allora, come faccio, e vado a riprendere il processo, da dove inizia a dove finisce il tempo che vado a osservare? È il tempo che la famiglia spende dentro questa attività, dentro queste due, tutto insieme. Allora, quando parliamo di un tempo dobbiamo essere chiari, immaginate di far partire un cronometro quando il token passa da un certo punto, dal punto A, e stoppare il cronometro quando il token passa dal punto B. Allora, il punto A io lo metterei qui. Dopo che c'è altro figlio, questo perché o presuppongo che la scelta del figlio sia una funzione velocissima, comunque non mi interessa perché il KPI parla di mantenere l'elenco corretto, non gestire la famiglia, no? Quindi qui possiamo anche proprio mettere un simbolo A sul nostro diagramma di processo. E poi il punto B dove lo prendiamo? Lo potremmo prendere o qui o sotto, o all'uscita. Beh, io lo prenderei qua nel punto di mezzo, perché per la parte sotto abbiamo già un altro KPI definito che va a valutare quella. Non tanto il tempo, ma la frequenza. Diciamo che nel caso normale qua non ci capita, non saprei, non ho dei motivi forti per preferire qui o preferire sotto. Diciamo che se l'azione che ho descritto è mantenere l'elenco corretto, la nozione di correttezza me la c'è scritto qua, elenco corretto c'è scritto qui, quindi quando esco da qua è perché l'elenco secondo me è corretto. Poi magari non è valido, ci sono delle anomalie su un altro piano, su quello della correttezza, ma su quello della conformità.
quindi lo metterei qua. L'eventuale anomalia può rientrare, ma non la in questo caso non la calcoliamo come tempo in cui la famiglia deve correggere. Però se uno la mettesse sotto, diciamo che ci sarebbe un ragionamento altrettanto valido per volerlo sotto. L'importante è che sia chiaro che cosa vogliamo fare. Cosa ho fatto? B. Qui. Okay. Quindi andiamo a marcare il nostro diagramma di processo, per essere precisi, con l'intervallo di tempo che vogliamo misurare. Nel caso in cui non fosse una parte di diagramma come questo, ma stessimo ad esempio valutando solamente questa azione qua, basterebbe mettere il nome dell'azione. Quindi in questo caso noi diremo che questo calcolo è la differenza tra TB meno TA, dove A e B sono quei punti che abbiamo indicato. Quindi la fonte sarà il diagramma di processo, l'activity diagram, activity, che si chiamava controllo vaccinazioni. Allora, non è finita la formula, eh? Quella è la misura. In realtà le misure sono due misure, l'istante di tempo in cui il token passa da A e l'istante di tempo in cui il token passa da B. Sto già costruendo una misura derivata facendo la differenza tra queste due misure. Queste misure, di queste misure ne generano molte, cioè a livello operativo ogni volta che una famiglia entra nel sistema genera un numerino, 3 minuti, 8 minuti, 12 minuti, che è la durata della sessione di correzione dell'elenco da parte di quella famiglia. Quindi io arrivo alla fine del mese e di questi numeri ne avrò 10.000. Come li metto insieme per ottenere un unico indicatore? Li devo aggregare in qualche modo, altrimenti un elenco di 10.000 numeri che non mi dice nulla. Allora, per sapere quale tipo di operazione di aggregazione posso fare, devo chiedermi su che scala è stata presa la misura. Allora, in questo caso ho un tempo che è su una scala di intervalli, meno un altro tempo, ho sottratto due misure che sono prese sulla scala di intervalli, il risultato è un valore che è sulla scala dei rapporti. Scusate, la scala di intervalli dove avevo uno 0 arbitrario, ma facendo la sottrazione questo 0 si è semplificato e quindi ho dei numeri che come scala di misura sono nella scala dei rapporti. Se sono nella scala dei rapporti posso usare la statistica che preferisco, non ho dei vincoli dal punto di vista matematico, formale. Allora, la cosa più semplice che posso fare è fare la media. Il valore medio di queste cose qui. Normalmente su un certo intervallo di tempo di osservazione, che qui non abbiamo specificato. Questo è un possibile calcolo. Io ho questi 12.000 numeri, mi chiedo qual è il tempo impiegato, l'avevo già scritto qua, in media. Ma prima come obiettivo, in media è già una scelta mia, l'obiettivo è semplicemente capire quanto tempo impiega, quindi faccio la media o non faccio la media lo giro io dopo. E ho definito questo indicatore, un modo possibile di definire questo indicatore è questo. Poi sappiamo che questo eventualmente lo possiamo disaggregare con il valore medio delle operazioni fatte dalla famiglia che non hanno avuto bisogno di modificare nulla, disaggregato rispetto al valore medio del tempo impiegato dalle famiglie che hanno dovuto effettivamente correggere qualcosa. È l'unico modo di aggregare questi numeri? No,
potrei chiedermi, ad esempio, qual è... potrei decidere, no, di escludere gli intervalli di tempo inferiori a 5 minuti. Cioè, tolti quelli che hanno fatto in fretta, la media degli altri qual è? Non vado a prendere il max, il massimo non lo prendo mai perché magari è un singolo sfigato che è stato lì 4 ore, però non mi cambia il sistema. Però potrei andare a vedere quanti sono significativamente superiori alla media. Quanti, se la media è 5 minuti, quanti utenti, quante sessioni hanno avuto una durata superiore a 4 volte la media, superiore a 20 minuti? È un'altra cosa, un altro indicatore. Cioè, da un lato mi dà un valore medio, ma il valore medio è sempre, ovviamente, determinato dalla maggioranza. Mi aspetto che la maggioranza non abbia grosse modifiche da fare e quindi mi aspetto che la media rappresenti il tempo necessario a non far niente o a fare pochissime modifiche. Va bene. Dopodiché questo rappresenterà almeno, non so, una buona parte della popolazione, 60-70% della popolazione. Per gli altri, se quelli che richiedono poco tempo ne richiedono 5 minuti, quelli che richiedono più tempo richiedono 10 minuti o 40? 80. Allora, mi potrebbe interessare andarmi a concentrare su questo. È un altro indicatore, è un'altra scelta. Però potrei dire, ad esempio, calcolare il numero, contare quante volte TB meno TA sia maggiore, che ne so, di 5 minuti. Cioè, sulla stessa misura, TB meno TA, calcolo un indicatore diverso. Ovviamente questo è un valore assoluto che non mi serve a niente. Questo, il numero di sessioni che supera 5 minuti è 3.000. 3.000 su 5.000 o 3.000 su 80.000? Quindi devo ovviamente rapportarlo al numero di accessi. Cioè il numero di volte in cui passo da ad esempio. Allora ho una percentuale, ho un rapporto che mi dice che solamente il 5% degli utenti ha avuto un tempo maggiore di 5 minuti. Poi non so se questo tempo sia di 6, di 8 o di 40 ancora, perché non sto misurando. Sarebbe un altro indicatore ancora. Quindi lo stesso concetto generale, quanto tempo ci perdo, lo posso misurare in modi molto diversi. In questo caso avremo, nel primo caso, nella media, avremo una unità di misura che è un tempo, minuti o secondi, nel secondo caso avremo un'unità di misura che è percentuale. Qui abbiamo usato una metrica, che è un conteggio di frequenze, che è una metrica più povera della media. No? Questa metrica qua la posso usare anche su una scala ordinale. Conto quante persone hanno risposto, sono soddisfatto rispetto al totale delle persone. Però può aver senso anche sulla scala dei rapporti, non ha detto che dovrebbe farsi sempre la scala dei rapporti di rapporto della media. Ci chiediamo qual è il numero più semplice da presentare, più rappresentativo della difficoltà dei clienti, degli utenti, del sistema. Quindi questo qua sempre siamo sulla scala dei rapporti, ovviamente perché la misura è la stessa. La fonte è la stessa, semplicemente questa è una formula alternativa. Allora, l'ultimo passo è chiederci come leggiamo quel numero. Quella media mi dà un certo valore.
7 minuti. L'interpretazione di un indicatore consiste nel fornire qual è il valore, normalmente forniamo due soglie, se siamo capaci, una soglia di accettabilità, cioè una volta scorsa, e una soglia di ottimalità. L'ideale, l'obiettivo sarebbe che questo valore fosse inferiore a 5 minuti, che guarda caso è la soglia che ho scelto sotto, quindi lo considero un tempo accettabile, forse un po' tanto perché non deve fare modifiche, o lunghi 5 minuti, l'avete scritto, e è comunque accettabile al di sotto di un certo altro valore. Quindi uno mi dà l'obiettivo a cui tendere, che tendenzialmente questo obiettivo sarà migliore rispetto al, al valore che ho. E l'altro mi do il limite da non superare. Cioè quando sforo il limite di accettabilità mi devo preoccupare, devo intervenire perché c'è qualcosa che non funziona. Lì in mezzo ho il mio range operativo, tra l'ottimo a cui tendere e il pessimo da non toccare, da non superare. Quindi immagino qua dei numeri, potrebbe essere l'ottimo se minore di 3 minuti, accettabile se minore di 10 minuti. In realtà questi numeri io li sto buttando a caso, per stabilirli in questo caso uno potrebbe fare magari un piccolo studio tempo, oppure andare a vedere su sistemi analoghi quali sono i tempi di risposta, i tempi di completamento delle operazioni, quindi un piccolo benchmarking di altri sistemi per capire altri sistemi che sono comunque usati, graditi dagli utenti, che tempi hanno, e quindi cercare di rimanere in quei limiti, o meglio, o migliorare. Quindi questi valori qua vanno definiti, in realtà vanno definiti attraverso un processo di, come dicevamo, analisi storica, benchmarking, analisi della concorrenza, eccetera eccetera. Adesso mettiamo solo degli esempi ragionevoli qua, non abbiamo ovviamente il tempo di fare quel lavoro. Mentre invece questo è un caso di indicatore che più piccolo è meglio è, quindi deve essere minore di un indicatore che deve scendere, deve tendere a 0, 0 no, tendere a 3. L'altro invece è un rapporto che vabbè, anche questo deve essere più piccolo possibile, perché conta le anomalie. Io avrei potuto contare minore di 5 minuti, allora sarebbe stato più grande possibile. Magari conviene scrivere. Giusto per ricordarci in che verso va, più piccolo possibile. In quest'altro caso abbiamo delle soglie che però devono essere espresse nella stessa unità di misura di questo indicatore, quindi la soglia sarà dunque il numero di persone, il numero di accessi che hanno una durata maggiore di 5 minuti. Sarebbe ottimo se fossero, non so, minore del 10%. Qui sto inventando numeri, eh? Accettabile se è minore del 30%, più piccolo possibile. Ci sono altri 70 modi di definire degli indicatori per catturare questo. Il metodo però è sempre lo stesso. Capisco cosa mi sento, però voglio capire. Decido attraverso che cosa passare per ottenerlo, cioè misuro quel tempo e poi quel tempo, che sempre ti viene qui a, lo devo rappresentare in un certo modo, aggregandolo, semplificandolo, definendo delle soglie, definendo dei livelli di accettabilità, e questo lo faccio giocando con la formula e con l'interpretazione. Alla fine non mi serve, non sto facendo un'operazione di statistica fine, di analytics qui, che mi dice ma guarda che la media è 3,75 oppure 3,78, non è questo lo scopo. Non sto facendo estraendo dei numeri per poi fare una stima di produttività, di marketing o altro. No, il mio scopo è avere un indicatore che abbia tre livelli, no?
bianco, rosso, giallo e quanto sono vicino al rosso, se sono nel giallo, quanto sono vicino al verde o quanto sono vicino al rosso, a questo livello qua. Perché è quello che mi dà la prima impressione. Poi è chiaro che se sono vicino al rosso lo devo approfondire, allora poi andrò su un altro piano in cui vado poi ad analizzare cosa sta succedendo veramente e vado a disegnarmi la distribuzione dei tempi di ritardo, faccio la curva. Ma non te la metto come prima cosa la curva quando magari sono tanti indicatori diversi sullo stesso cruscotto e ti devo attirare l'attenzione su quelli che hanno quel problema. Quindi l'importante è fare delle definizioni che siano corrette, una o l'altra sono modi diversi di vedere la stessa cosa. Sono implementazioni diverse dello stesso pensiero, della stessa richiesta. Ok, 5:30, ci possiamo prendere una pausa, poi finiamo gli altri due.